Cari amici, bentornati sul canale. Nonostante Minerva che si dimena qui nei pressi, tenterò di fare il video sul mio book haul del mese di settembre. Vabbè, scusate, c'è mia figlia che si sta dimenando con una bottiglia d'acqua. Qui c'è anche Topolino. Allora, vi parlerò dei libri che ho acquistato nel mese di settembre. Nel mese di settembre sono stato abbastanza bravo, in quanto mi sono molto limitato, visto che ad agosto avevamo un po' ecceduto, perché c'era il compleanno, regali qui, regali di là, e quindi la mia biblioteca si era incrementata notevolmente di parecchi tomi. Mentre adesso, a settembre mi sono, come ho detto, limitato, e ho comprato solo numero 3 libri. Vediamo quali sono i libri che sono entrati a far parte della mia collezione. Allora, il primo libro è stato un regalo di Melissa, che sapeva che mi era piaciuto il libro precedente di Sori Sharandon, allora mi ha regalato Una gioia feroce, sempre di Sori Sharandon, edizioni Keller. E prezzo di copertina 18,50, e avevo letto il giorno prima, mi era piaciuto moltissimo, ripeto, allora lei mi ha regalato questo. E poi gli altri due libri sono ovviamente di nuovo di Sori Sharandon, visto che nel frattempo la Keller, che pubblicava i libri precedenti, non ha più i diritti, li ha ceduti a Wanda, uscito per Wanda, sempre di Sori Sharandon, La Furia. Un libro da cui mi aspetto molto, e prezzo di copertina 19 euro, come ho detto, edizioni Wanda. E il terzo ed ultimo libro che è entrato a far parte della mia biblioteca in questo mese di settembre è un libro di un autore che mi piace moltissimo, Richard Ford, Per sempre, che sarebbe il quinto capitolo delle storie incentrate su Frank Bascom. Ricordiamo Richard Ford con Il giorno dell'indipendenza, che è il secondo volume di questa saga tutta americana, aveva vinto addirittura il Pulitzer, questo quinto volume. Ritroviamo oramai Frank Bascom invecchiato, ma ve ne parlerò quanto le leggerò. Prezzo di copertina è di 22 euro, edizione Feltrinelli. Ecco, ve li faccio rivedere molto rapidamente. Sori Sharandon, Una gioia feroce, Keller editore. Sori Sharandon, La furia, Wanda editore. E Richard Ford, Per sempre, Feltrinelli editore. Ecco, questi sono i libri che sono entrati nel mese di settembre. E fatemi sapere cosa avete comprato voi di bello, cosa volete comprare, cosa state leggendo sempre, cosa avete intenzione di leggere. E adesso viene Minerva che vi saluta. Vuoi salutarli? Vuoi salutare? Sì o no? Lenny Bros. Chi è Lenny Bros? Vabbè, Minerva non vuole. Vuoi salire? Vieni qui. Mi prendi, mamma. Dove sei? No, mamma, mi prendi. Va bene, va bene. Vabbè, io, mentre Minerva sta tentando disperatamente di scalare il letto, e non so se ci riuscirà, vediamo se ci riuscirà. C'è riuscita, eccola qua, la vedete? Ciao, saluta. Non saluti Minerva? Ciao, ciao. Io vi saluto, mi congedo e ci rivedremo alle prossime occasioni. Stacchi tu?